quando Don Tonino esortò nell'ultima Pasqua, riprendendo l'immagine di Gesù che era salito al piano superiore per celebrare la cena, Don Tonino diceva: collochiamoci anche noi nella posizione prospettica del Regno di Dio, per allargare gli orizzonti fino agli estremi confini della terra, per metterci in viaggio verso l'oltre di Dio, l'oltre di Dio. Nessuno di noi può pretendere di avere Dio come sua proprietà. Dio sta sempre davanti a noi. E se volete toccare un oltre, ci sono due luoghi dove l'oltre di Dio si tocca: lì, nell'altare, nell'Eucaristia e nei poveri. L'oltre che ci salva è l'Eucaristia e i più poveri. Non c'è altro. Nella tradizione d'Oriente si chiama appunto il sacramento dell'Eucaristia e il sacramento dei poveri, che sono i due luoghi dove Gesù ha detto lui esplicitamente: io sono lì, questo è il mio corpo. Ero io quell'affamato, ero io quell'assetato. Ecco perché l'esempio di Don Tonino, care sorelle e cari fratelli, oggi ci trova davvero ancora una volta ad accoglierlo, davvero ad essere noi recettori e conservatori di quell'odore. Ricordo con commozione quando Don Tonino, gravemente malato, volle partecipare alla marcia a Sarajevo, una terra che tante volte io stesso ho poi percorso, una terra segnata dalla tragedia della guerra. E Don Tonino volle andare lì, ferito eppure in piedi, perché solo con un amore appassionato si vince ogni guerra e ogni odio. La fede di Don Tonino, perciò, non era un'astrazione, non era un fascio di verità da credere e da ripetere ad alta voce. Don Tonino sapeva bene che la fede deve farsi coinvolgimento nelle vicende degli uomini per essere lievito di amore, di giustizia e di pace. E non era una fede individuale, non era una fede per la sua perfezione. Don Tonino, e ce lo ricorda, sapeva bene che in paradiso non ci si entra mai da soli, mai, soprattutto per chi è pastore, soprattutto per chi è custode del suo popolo. Cari sacerdoti, è per noi un interrogativo grande questo. Troppe volte siamo teorici o portatori di idee. Noi dobbiamo essere legati alla nostra gente per accompagnarla verso il Signore. E noi cristiani, in un mondo nel quale l'egoismo e l'individualismo impera, a Roma si dice, non so qui a Molfetta, che ognuno si fa gli affari propri, si dice anche qui, e abbiamo anche individualizzato il cristianesimo. Ciascuno di noi pensa che deve salvarsi l'anima. No, noi dobbiamo salvarci assieme, tutti. Tutti, non c'è una salvezza per ciascuno a parte. La salvezza è del nostro popolo, siamo noi. Come siamo entrati in questa cattedrale, così potremo entrare in paradiso. Così potremo sentire la bellezza dell'oltre di Dio, come questa sera sentiamo la commozione di toccare l'oltre di Dio facendo memoria di Don Tonino, perché lui aveva compreso che la fede vuol dire spendere la vita per gli altri. Monsignor Romero, pochi mesi prima di morire,
davanti a una, alla bara di un prete ucciso dagli squadroni della morte, con la morte nel cuore, lui disse: il Concilio Vaticano II, scusate se allungo 2 minuti, ma sento che devo dirlo, il Concilio Vaticano II chiede a tutti i cristiani di essere martiri, cioè di dare la vita. Ad alcuni, come a Don Claudio, era quel prete, ad alcuni la chiede di darla fino al sangue, ma a tutti ci chiede di dare la vita. E fece un esempio che io non dimenticherò mai. Una mamma che concepisce un figlio, lo tiene nel grembo, lo fa nascere, lo allatta, lo fa crescere. Questo è il martirio, perché quella mamma sta dando la vita. Allora siamo martiri tutti noi quando, dimenticando un po' noi stessi, cerchiamo di dare la vita agli altri, di dare un po' d'amore a chi non ce l'ha, di dare consolazione a chi è solo, di stare vicino a chi è anziano e che questa società allontana. È questo il martirio di cui noi oggi abbiamo bisogno e che Don Tonino ha testimoniato davvero fino alla fine, potremmo dire fino alla consunzione del suo corpo, non fino al sangue, ma fino a quando si è consumato. È questo, sorelle e fratelli, il grande messaggio che Don Tonino ci lascia, anzi ci ricorda, e che è l'unica via che i credenti debbono percorrere all'inizio di questo nostro millennio. Quello che sta accadendo non lontano di qui, nella nostra capitale, sa di egoismo, non di amore. Sa di mancanza di visione, non di passione per i poveri e per i deboli. Sa di calcolo e non di, come dire, di angoscia per chi non ha lavoro, di angoscia per chi è solo, di tremore per chi non vede il proprio futuro con serenità. Ecco perché la fede sgorga dall'altare e ci porta fino ai confini della terra, fino alle periferie del mondo. E la fede è l'amore, la fede è la passione, la fede è non stare fermi nel proprio recinto, la fede è sentire che c'è più gioia nell'andare oltre che nel pensare a se stessi. Questo è Don Tonino, questo è il suo sapore, quel sapore, quell'odore che noi oggi dobbiamo accogliere. E io, venendo qui, e ringrazio davvero Don Luigi di questo invito, perché auguro a me personalmente, auguro a tutte le famiglie del mondo, che tutti possiamo avere quell'odore che Don Tonino sentiva e che oggi noi vogliamo accogliere nel nostro cuore. E la mia commozione giunge fino al punto davvero di conservare questo giorno per me preziosissimo, oggi stesso, giorno della morte di Don Tonino, si è sbloccata la causa di beatificazione di Monsignor Romero. Domani posso con più serenità tornare e dire: questi martiri ci aiutano a vivere, questi martiri ci aiutano a capire che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Ecco perché dobbiamo conservarli, e io auguro che il processo di beatificazione anche di Don Tonino, che presto sarà terminato, possa, come dire, accordarsi a quello di Monsignor Romero,
perché in genere Dio, gli apostoli, li manda sempre due a due e siano loro esempio di amore e di passione per il Vangelo e per i poveri. E così sia.